Bella ragazzi, buongiorno! Bentrovati sul canale YouTube ACM Style, a cui sicuramente in questo momento, se non siete iscritti, vi state iscrivendo, a cui sicuramente prima di cominciare avete messo un pollice in su e a cui sicuramente avete attivato la campanellina, a cui sicuramente vi sto rompendo le balle, lascerete un commento. Stamattina mi sono divertito come un pazzo, mi sono divertito come un pazzo perché ho seguito un dissing, no? Per chi non sa che è il dissing, è una sorta di diatriba fra youtuber, no? Adesso vi farò anche i nomi, vabbè, ma sponsorizzandoli in un certo qual modo, vabbè, ma chi se ne frega, perché era abbastanza comico-drammatica la cosa, perché parte tutto dal famoso nonno bastardo rosso, nero-azzurro, scusate che rosso-nero, nonno bastardo nero-azzurro, qualcosa del genere, nonno bastardo, cioè, cercate nonno bastardo, trovate, che dà l'addio al suo canale perché glielo chiudono il 5 di giugno. Glielo chiudono il 5 di giugno. Sarà molto veloce perché dobbiamo parlare di Milan. Glielo chiudono il 5 di giugno perché ha avuto tre strike, cioè tre avvertimenti su copyright, non li ha rispettati. Boh, chiusura canale perché non si possono mettere materiale che non ti appartiene. E allora poi in sua difesa arriva un altro youtuber che conosco personalmente, che è il Benzinero, Rosso Nero, quello che è, che si è. L'ha difeso, insomma, il nonno, quello che è, dalle grinfie di quelli che comunque lo hanno segnalato, eccetera, eccetera. E poi interviene anche questa diatriba il famoso Renato Inglese, Donato Inglese, Donato Inglese, scusa che è Renato, Donato Inglese, che non si capisce nulla quando parla, infatti c'è bisogno veramente dei sottotitoli perché parla un pugliese stretto, difficilissimo da comprendere, insulta sempre tutti, si arrabbia con tutti, insomma, non è il mio stile, non mi piace particolarmente né lui. Non mi piacciono nemmeno i contenuti di Benzinero, sinceramente, ma rispetto il lavoro di tutti, quindi ognuno fa quello che vuole. E insomma, Donato Inglese ha accusato Benzinero e Benzinero ha fatto un video a mezzogiorno dove pezzo di M lo chiama e pezzo di M lo lascia. Insomma, è nato un dissing che secondo me continuerà. Che gli aiuterà magari sicuramente a avere visualizzazioni, però onestamente non capisco questa cosa. Benzinero e Rosso Nero, ovviamente Donato Inglese è nero azzurro, interista, e Donato Inglese dice appunto che Benzinero è un leccacù, puntini puntini, quando invece l'ha sempre odiato il nonno interista. Sì, perché il nonno interista non è, nonno bastardo non è molto simpatico, offende molto, in maniera molto ampia al Milan, dice di ogni. Ed è sempre stato molto arrogante, un signor anziano è sempre stato molto arrogante e saccente. Adesso che ha chiuso il canale è un pochino moscio con le orecchie basse, chiede aiuto dappertutto per diffondere il verbo del suo nuovo canale. In fondo, insomma, un po' una pagliacciata che fa parte del mondo YouTube che io sinceramente eviterei, non rispecchia il mio stile, la lascio molto lontano da quello che sono io. Si scannino, facciano quello che vogliono, ma io non appartengo a quella gente, era solo per riportarvi ciò che succede stamattina e quello che può succedere su YouTube, quando YouTube decide di porre un freno a determinate cose. Se avete voglia, andate a seguire un po' le vicissitudini, fate un po' quello che volete, io ve lo dico giusto perché comunque c'era da divertirsi, perché si insultano pesantemente. Detto questo, cominciamo subito, ragazzi, perché c'è un paio di notizie importanti. Avete visto la copertina che parla di 2AD. Doppio addio. Doppio addio, adesso ve ne parlo, però prima volevo fare un piccolo. Innanzitutto dirvi che il 1º giugno c'è la presentazione della nuova maglia e da quello che posso vedere dal video di pre-presentazione, secondo me sarà esattamente quella che vi ho postato qualche settimana fa. Andate a vedere la community, ve l'ho messa la nuova maglia perché qualcuno mi aveva mandato una foto dagli store di New York dove non so perché ci sono già da un mese e mezzo e passa le maglie del Milan nuove in vendita, che è esattamente la maglia quella rossa con le righe nere che sembrano sgommate di bicicletta. A me non piace tantissimo, però perché il nero si vede poco rispetto al rosso, no? Il Milan deve essere rosso e nero, punto, non si scappa. Però lì in quel modo si vede molto meno, quindi. Dovrebbe essere quella la maglia, dovrebbe essere quella la maglia. Il primo, quindi fra un paio di giorni ci sarà la presentazione ufficiale della nostra nuova maglia. Intanto io mi muovo, scusatemi, perché io mi metto sempre in posti che non posso stare fermo. E quindi quella è una maglia che esce il 1º giugno. La presentazione c'è il 1º giugno. Il 1º giugno. Adesso vi parlo del discorso molto velocemente del doppio addio. Uno è Rebic, perché praticamente non giocherà più nel Milan. Sarà, credo, l'ultima partita quella di settimana prossima.
Il segnale è stato anche la Pioli che non l'ha convocato per scelta tecnica, clamorosamente. Non è la prima volta che lo fa, però da quanto trapela dalle indiscrezioni è sul mercato. Rebic ha bisogno di giocare con continuità, ha bisogno di essere protagonista. In questo Milan Rebic non lo può essere più, non può essere più protagonista. E sinceramente parlando con voi, io lo ringrazio per quello che ha fatto il primo anno, ma poi si è perso lentamente. E quello che mi fa arrabbiare è che non è che non le ha le doti tecniche, le qualità, le ha e come. Non ha più voglia, chissà per quale strano motivo, di adoperarsi, di sudare per il Milan. E questo mi fa capire che forse è veramente giunto il momento che vada dove deve andare. Da un'altra parte, che ci facciamo almeno un minimo di plusvalenza. Sono dispiaciuto? Sì e no, sinceramente. Per le ultime imbarazzanti prestazioni e per l'indolenza che ha come giocatore, no, non sono più dispiaciuto. Se non puoi dare al Milan, io amo prima il Milan e poi i giocatori, ok? Per me il Milan è la prima cosa, poi vengono anche i giocatori. Quindi se non puoi dare al mio Milan, non sei utile al mio Milan, quindi ti rispetto, ti saluto, grazie, arrivederci. Quindi Rebic è un sicuro partente, come secondo me, ma non è questo il secondo, però ve lo aggiungo io. Anche Divock Origi, sono riuscito a ciappar su un audio, che se venite sul gruppo Telegram, un video con l'audio ve lo condivido, in cui Pioli, durante la partita con la Juve, dopo che era appena entrato, dopo due minuti, gli urla: Divock, svegliati! Cioè, proprio in maniera così lampante, ma con tutta sta cazzima, sto odio, secondo me non lo sopporta più neanche lui. E credo che sia anche lui partente, ha estimatore in Premier League e ha estimatore in Turchia, quindi veramente potrebbe essere una doppia uscita insieme a Rebic. Un altro addio che non ci riguarda direttamente, ma ci riguarda direttamente, è quello che riguarda Loftus-Cheek del Chelsea. Loftus-Cheek, attenzione, ha fatto un tweet in cui praticamente saluta e ringrazia il Chelsea. Saluta e ringrazia il Chelsea, quindi è certo l'addio, ma se saluta e ringrazia il Chelsea, perché qualcosa si è già deciso, a parte la partenza, qualcosa già ce l'hai, perché se non hai già una destinazione, non ti metti a salutare prima di sapere. Quindi capite che secondo me, non dico che cosa ha fatta col Milan, ma ci siamo quasi. A molti Loftus-Cheek non piace, perché dicono che è odiato dai tifosi del Chelsea, noi non piace come giocatore. Io onestamente, quel poco che ho visto non mi è dispiaciuto. Al Milan potrebbe rinsavire o potrebbe fare comunque bene. Sappiamo che il calcio italiano non è ai livelli del calcio inglese, quindi qualcosa di buono potrebbe fare, anche perché gli inglesi che sono venuti in Italia negli ultimi anni non posso dire che hanno fatto male. Quindi mi aspetto che, se mai arrivasse, potrebbe fare grandi cose. Intanto Kamada, attenzione che ormai è un giocatore del Milan, questo ve lo confermo, intanto Kamada detiene un record a livello europeo come secondo centrocampista che ha segnato più gol, 14 gol, dietro solo, mi pare, a Torreira, qualcosa del genere, che ne ha fatti 16. Quindi grande, grande cosa, ci serve come il pane un giocatore così. Ben venga, per quello ho detto, scusate galleria, ho detto che sono ben felice che arrivi Kamada, ma non vedo l'ora che venga a fare le visite, che è una questione di giorni, e poi sarà ufficialmente, apertura al mercato, un giocatore del Milan, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, intanto vi auguro buon proseguimento di giornata, sempre, comunque, ovunque, forza Milan, e adieu!